Nel 1943, con la battaglia di Stalingrado, cominciava il crollo della Germania nazista. 80 anni dopo, per raccontarlo da un diverso punto di vista, scegliamo la storia di un personaggio immaginario, simbolo della resistenza pacifica, il buon soldato Schweik, la storia di una persona comune trascinata in guerra. Ma soprattutto la storia di un matto, Schweik, che grazie alla sua follia riesce a sabotare il perfetto ordine nazista. Porco Giuda Calfur, cecciato! Con una fiction girata in una tenebrosa location. Con una troupe cinematografica pronta a tutto. Con 6 esperti prestigiosi che ci guideranno alla scoperta di Schweik e della grande storia. Con 18 attori non professionisti trentini. E con non pochi momenti di scoramento. Ce la faremo? Ma dai, organizzatevi, dai, andiamo avanti. Questo in particolare, però tanti testi di Brecht non è che possono essere, come dire, inquadrati con una chiarezza, no? Su cui non si discute. Sì, è sfuggentissimo perché è tutto doppio, è tutto doppio. C'è una doppiezza che pervade il testo, è bellissimo. Cioè, in realtà è un testo che nasconde una complessità inaspettata ad una prima lettura. È un'infinità di suggestioni, no? Un'infinità di suggestioni che però tutte come, possiamo dire, un testo rizomatico che si apre in tantissime direzioni, no? Esiste jetzt das vierte Mal und meiner Krieger ist gewonnen und war ein Haar. Nur für beide Eid sind konstant über neue Zonen. So brauch ich jetzt neue Tanks, Bomber und Kanonen. Nella riduzione teatrale che si intitola Schweik nella Seconda Guerra Mondiale ci sono delle scene cosiddette delle alte sfere che si ripetono periodicamente lungo il testo, dove personaggi che non fanno parte dell'azione parlano già dell'argomento, ma come una sfera appunto musicale, sonora. Das heißt, die Leute müssen aufhören zu nur so herumzusitzen und müssen von meinen Kriegen warten, bis sie Blut schwitzen. Ci sono delle presenze marionettistiche sostenute da attori che in un clima di tregenda anche sonora, anche musicale lanciano i loro proclami, lanciano le loro sfide al nemico, lanciano la loro intenzione di assoggettare l'intero mondo europeo. No, va bene che ogni volta che c'è il Kleinemann diventa un pochino dolce, nel senso che sì, vabbè, per Hitler sono gli uomini comuni che lui usa. Certo, li usa. Però ci tiene anche, perché senza il Kleinemann non c'è neanche il potere. Non è un caso che tutto si apra con, potremmo dire, gli interrogativi di Hitler, no? E
le paure in fondo di Hitler, no? Rispetto al piccolo uomo, no? Che non sia il grande uomo, ecco, che sia dalla sua parte. Che sacrifichi tutto per lui, se no come fa? Che sacrifichi tutto per lui. Il potere si fonda sullo sfruttamento del kleine Mann, quindi per te il kleine Mann è fondamentale. Sì. Se non ci fossero gli omini non ci sarebbe niente. Se non ci fossero le persone al di sotto di me non sai niente. Ecco, sei il capo di niente. Vedi come è entrato. Non sei un capo nell'esercito. No. Questo è un interrogativo che certo ridicolizza fortemente il potere. No? Dimostra la debolezza. Dimostra la sua debolezza. Dimostra la sua debolezza nella misura in cui è dipendente da questa risposta, no? Da una risposta positiva. L'irritazione personale che aveva Hitler nei momenti cruciali tra fine 32 e inizio 33, quando il maresciallo Hindenburg alla fine gli affida la guida del governo, il 30 di gennaio del 1933, c'è un odio reciproco tra l'anziano maresciallo prussiano, l'uomo che proviene dall'aristocrazia Junker, e quello che lo stesso Hindenburg chiama il caporale boemo. Hindenburg in privato lo chiamava il caporale boemo. Ora non so se Hitler lo sapesse, ma immagino di sì. E c'è questo contrasto che non è che è sostanzialmente sociale più ancora che politico, tra l'uomo, il grande uomo della vecchia Prussia, del vecchio Reich, del passato, e il kleiner Mann, il piccolo uomo che è venuto fuori dal nulla, come Hitler si è sempre presentato, pensiamo a Mein Kampf, io contro tutto, contro la mia famiglia, contro Vienna, contro Monaco, contro la gente che mi considerava, mi sprezzava, che mi considerava una persona irrilevante, io contro tutto e contro tutti mi sono fatto da solo. Da! Tag! Ich sie! As dann! Wie ist es in Europa mit dem kleinen Mann wird? Für meinen Kriegarbeiten? C'è una costruzione, cioè Hitler e Mussolini costruiscono il loro personaggio, no? Mussolini dirà che la cinematografia è l'arma più importante del regime, insomma, perché il regime tramite il cinema si rappresenta e chiaramente rappresenta anche Mussolini nelle sue varie, nei suoi vari ruoli, no? Pensiamo a Mussolini che falcia il grano, a Mussolini pilota d'aeronautica, a Mussolini muratore, a Mussolini chiaramente combattente, quindi in divisa impeccabile. Ma Hitler però guardava Mussolini, cioè Mussolini si è insediato prima con la sua dittatura rispetto a Hitler. C'è un modello, diciamo. Era anche un po' un modello, forse. Certamente. No, quello che si sottovaluta e che si sottovaluta anche in Italia molto spesso, che ultimamente viene rilevato insomma dalla storiografia internazionale, anche nazionale, ma insomma i libri di storia italiani sono poco letti perché poco divulgativi, troppo seri in qualche modo. Ecco, è proprio questo che l'Italia fascista abbia rappresentato per molti versi un modello, non solo dal punto di vista dell'immagine del dittatore, Hitler sicuramente ha copiato in qualche modo il Duce, ma anche dal punto di vista della politica, no? Penso a ciò che gli italiani hanno fatto in Etiopia tra il 35 e il 36, ma anche dopo, durante l'occupazione fino al 41, fino a quando non sono sconfitti dagli inglesi in Africa orientale, e alcune pratiche di repressione, di persecuzione, di brutalità e di violenza prodotte dagli italiani in Etiopia sono state riprese in qualche modo anche dai nazisti sul fronte orientale tra il 41 e il 43-44, insomma. Quindi c'è un retroterra che gli storici, alcuni storici, identificano appunto come ci sia stata, insomma, un esempio, o il fascismo sia stato un esempio per il nazismo, sia da un punto di vista politico, ma non solo, ecco. Nelle puntate precedenti, dopo un grottesco interrogatorio, il caposquadra delle SS Bullinger libera Schweik.
In cambio, il nostro eroe dovrà procurargli il volpino di Vojta, un alto funzionario boemo collaborazionista. Schweik, tornato all'osteria al Calice, chiede aiuto al suo amico Balon. Balon, ho da rubare un cane per un artista. Mi dai una mano? No, non me la sento. Vedrà che i soldi fanno comodo anche a te, che hai sempre fame. Scena importante, la scena del furto del volpino. È una scena clou, perché come vedete dal nostro primo attore, il vero protagonista della serie, ecco, vi presento Fulmine. Balon e Schweik vanno a rubare questo volpino al parco, dove sanno che si recano a portare il, a passeggio il volpino le due cameriere di Vojta, che sono interpretate da Nada e Maria, le due cameriere che si chiamano Anna e Kati. Quindi tu e Balon andate lì per cercare di rubare questo volpino. E facciamo la corte alle ragazze prima. Esatto. Oh, che belle ragazze! No, non così, che chiamano subito un poliziotto, no. No, sta roba da... No, sta roba da pervertito al parchetto, ah, no. Come si può dire? Oh, che bel cagnolino che avete. Ecco, così. Oh, ma che bello questo cane. È un volpino. Oh, ma il cane lo liberiamo, no? Lo prendiamo quando è ora. Lo lasciamo andare così. Oh, ma che bel cane che avete. È un volpino. Nada e Maria. Nada Bacos e Maria Pellegrini. Loro sono due cameriere. Sì, lei è Anna e lei è Kati. Ah, il personaggio giusto. Domestiche, capito? Cameriere domestiche di un alto funzionario di Praga, collaborazionista, va bene? E sono quelle a cui Schweik ruba il cane. L'ho vissuta in Libano, cioè praticamente sono nata che c'era già la guerra da qualche mese e poi sì, da piccola abitavo a Beirut e sì, lì c'erano bombardamenti, e, insomma, non era molto bello sentirli dormire nel corridoio di casa, no? Che era protetto dai muri comunque, o dormire nel rifugio del condominio, insomma. E, sì, praticamente eravamo tutti lì vicini. Però sì, insomma, c'è sempre anche la voglia di guardare avanti che caratterizza, sì, i libanesi, insomma. Il tuo amor non maledico e non provo nessun dolore.
su non piangere che questo mondo è già pieno di infelicità e ti leghi un amor profondo ad Elisa per l'eternità. Fino all'età di 8 anni andavo su e giù dal Libano, insomma, per le vacanze estive, così alle volte erano anche vacanze forzate, si scappava. Poi anche c'era la nonna, mia nonna qua in Italia, era sempre in pensiero per noi, allora diceva a mia mamma, dai, venite da me in Italia, dai, non restate sotto le bombe. Sono belle esperienze. Mi manca la felicità, tirarmi su un pochino. E sempre allegri, bisogna stare. Il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Diventano tristi se noi piangiamo. Siamo all'aperto, usciamo dall'osteria al calice, siamo in un parco di Praga lungo il fiume Moldava, e vediamo Svej che è in forma smagliante. No, perché ha fatto dei piani per il rapimento del Volpino, no? All'apertura della scena tu stai spiegando a Balun il piano, perché Balun ti deve fare un po' da assistente, sì, no? In questo furto. Dovrà sedersi sulla panchina, ok? Sì. Perché così loro si avvicineranno e attaccherà Bottone con loro e poi piano piano ve le lavorate fino a che gliele rubate il cane, capito? E qui c'è anche una sua intelligenza, siccome è abituato al suo lavoro, non commerciale, proprio rubare il cane. Sa come Quindi farlo. È abituato ad avere dei piani per rubare questi cani, ovviamente, per ingannare i padroni. Siediti qua perché se no loro, se vedono una panchina vuota, non si siedono, hanno paura. Invece se vedono una brava persona come te, si siedono sulla panchina, no? Perché se vedono una panchina vuota, hanno un po' paura. E invece se è piena, sono più tranquille. Se è piena. Se vedono una persona, se vedono una brava persona, c'è una faccia da brava persona, no? Sì, va bene. Ce l'ha o no? Balun è il mio più grande amico. Ah, ecco, è una brava persona. È interessante come Svejk organizzi la scena come una scena teatrale quasi. Cioè lui dispone i personaggi, no? Sì. Li organizza, li fa sedere, sì, no? Sì, sì. Su una certa panchina, perché sa, appunto, conoscendo le abitudini dei frequentatori, sa dove e come e perché scelgono quella panchina. Però tu, per fare questo furto, hai studiato la situazione, hai fatto delle indagini. È scoperto le abitudini del volpino. Che la miglior cosa è la bistecca della carne del cavallo. Sa come rubare i cani, perché ce l'ha spiegato anche in precedenza, no? Qual è la tecnica, qual è il tipo di salsiccia, il tipo di carne che può attirarlo. Può attirarlo, sì. A seconda del cane, no? Io sono un ladro di cani. Sì, li vendi anche dopo. E dopo li vendo. Come ti chiami tu, scusa? Svejk. Bravissimo, vedi che te lo ricordi. Sono fuori oggi. Ma no, sempre stanco. Amnesia, veramente, un'amnesia totale. Ma un'amnesia? Ma no, il nome del paese. Perché sto male, insomma. Ieri ero più su di me. Tutti noi abbiamo dei momenti migliori. Ma lo dici sempre che sei bipolare, che sei giù, so, e poi torni so. Su, poi torni giù, poi torni su. Sono ma felice. Chi è che ti fa paura, Graziano? L'ansia. No, ma chi è che ti fa paura? È lui che è il più brutto? No. Chi è il più brutto? Le parole che devo della dire. Troupe. Le parole che devo dire. Solo quello, ecco. Le parole ma che devo dire. Ma se sono qua io che te suggerisco, che cazzo te ne frega? E allora, dimmele. Non voglio farti fare brutta figura. È amnesia.
Amnesie. No, la so la storia perché più o meno. Ma sì, ma infatti più adesso stiamo provando con loro. Va bene. Stai rilassato? Sì, dai, intanto domani non crepo mica, ce l'ho anche domani. No, spero di no. No. Speriamo di no. Allora, a un certo punto entrano le due cameriere. Allora tu le vedi. Ah, buongiorno. Scusi, sa dirmi dov'è via Palacchi? Cioè, perché così si fa per attaccare il bottone, uno chiede un'informazione, sì, no? Sì, ma credibile devi essere. Scusi, sa mica dov'è via Palacchi? Cioè, insomma. Mi scusi, saprebbe dirmi dov'è via Palacchi? Dai, Cati, dillo al signore. Tu sei più carina, perché lei, la Maria, fa quella un po' più sostenuta, no? Sì, lo devi squadrare sto pervertito al parco, no? L'Anna invece candida, no? Neanch'io sono di qui. Dai, Cati, dillo al signore. Dai, Cati, dillo al signore. Tutta dolce, tutta mielosa. Nada, devi sorridere sempre in questa scena, sì. Perché sei gentile. Quando questo signore ti ferma, scusi, vorrei sapere dov'è via Palacchi, tu sei quella carina, capito? E quindi sei gentile perché c'è una persona che ti chiede gentilmente la via, la strada, uno straniero, anche tu vieni da fuori città, quindi un bel sorriso, non lo so. Dai, Cati, dillo tu, sempre col sorriso, sempre. Capito? Devi tenerlo come una maschera un po', capito? È la tua maschera, è la maschera del tuo personaggio. Sei dolce e sorridente, è un pochino distante, come dire, un po' tra le nuvole. Sì, certo. Oh, buongiorno signorine. Ma voi saprebbero dirmi dove è via Palacchi? Perché via Palacchi? Passi dalla piazza Havlicek, andiamo... Mi scusi, è perché io sono... Perché io sono forestiero, non so dov'è. Neanch'io sono di qui, sono di Protowin. Di Protowin? Ma guarda il caso, io sono... Dov'è Francesco? Scusa, non ho resistito. Andiamo. Ma vengo. Siamo vicini. Conosce qualcuno da Goodvice, forse? Goodvice. Da Goodvice? Sì, conosco. Goodvice. Conosco il macellaio Pecara sul ring a Goodvice. Ma porco Giuda, è mio fratello. Porco Giuda, ma dirlo ma prima. Ma guarda il caso della vita. Significativo anche questo, perché lui che ha il suo certificato di idiota, beh, poi qui invece dimostra una lucidità incredibile, sì. No? Questa guerra fa impazzire le persone. Dai, fate accomodare. Prego. Accomodatevi. Siamo qui a prendere l'aria fresca della sera. C'è una bella arietta, no? Questa sera. È bello, no? Star qua. Sì. In compagnia specialmente di due vicini di paese, così. E specialmente che conosce mio fratello. Mi viene, quando ci penso a mio fratello, mi viene il nodo perché lo vedo poche volte. Questa è l'unica scena in cui lui dimostra di seguire, invece, un filo. Perché qui è un attore. Mm. È un attore perfetto, no? Ed è un regista anche perfetto, è attore e regista allo stesso tempo, no? Tanto non posso più tirarmi indietro. Senti Graziano, mentre stai qui un po' così, sto qui in pace. Ti affido cane. Il cane. Va bene. Lo tieni qui così. Così stai lì, l'hai già rubato. L'hai già rubato. Adesso scegli, perché se le due ragazze vedono una persona per bene come te, hanno più coraggio a sederti vicino a te. Vuoi che tenga la salsiccia di cavallo? Ma non la salsiccia, che te la mangi te. Come facciamo a rubare il cane senza salsiccia? Oh, buongiorno signorine. Saprebbe dirmi dove abbia Palacchi? Passi da piazza Havlicek. Vieni, Anna. No, è perché c'è un problema. Io sono straniero e non sono di qua, non so la... Dov'è? Neanch'io sono di qui. Io sono di Protowin.
Di Protoway? Io sono di Budweis. Vieni, Anna, andiamo. Vengo. No. Allora, conoscerà il macellaio Peciara Surring a Budweis? Ma dai, è mio fratello. Guarda le coincidenze, tu come vanno a finire. Siamo lontani e vicini nello stesso tempo. Ho fatto una bella conoscenza con voi. Non avete mica fretta. Potremmo stare qua a chiacchierare su questa bella panchina. C'è già seduto qualcuno. È un signore che si gode il panorama. Lei però dovrebbe stare un po' attenta con quel cane. Perché? Io non ho detto nulla, ma i tedeschi amano quei cani lì, specialmente le SS. Io ho incontrato ultimamente un caposquadra in nome Bullinger che voleva un volpino per sua moglie a Colonia. Quindi lei frequenta caposquadra e gente del genere? No, no, vieni, Anna, no, basta no, così. No, no. Io sono un boemo. Gli ho parlato solo perché mi avevano arrestato, perché avevo detto delle cose contro il Terzo Reich. Davvero? Sì, guardi, guardi le ferite. Allora, come non detto. Anna, abbiamo un po' di tempo in più. Cos'è che aveva detto? Sediamoci, c'è un buon uomo qui. Non dà fastidio a nessuno, è un buon uomo. No, questo è molto importante però sta cosa. Il fatto che tu dica a loro che devono stare attenti, che il cane lo rubano, soprattutto l'SS, cioè può sembrare una cosa un po' da idiota. Sì, perché sì, tu sì. Stai rubando il cane per Bullinger e praticamente dici a loro state attenti perché rischiate che ve lo rubino. Cioè, sembra che tu dica a loro quello che stai facendo. Sì. Però in realtà potrebbe essere anche quello un sabotaggio voluto, no? Cioè, certo. E io rubo il cane e faccio i soldi. Vendo il cane e prendo i soldi, come dice Graziano. Cioè, lui lo fa per sé. Vendo il cane e prendo i soldi. Semplicissimo. Però nel frattempo sembra, a tratti sembra anche consapevolmente, sfrutta questa cosa anche per sabotare Bullying. Quindi lei conosce caposquadra? No, no, no. Del genere? Andiamo a... No, ma no. Io sono boemo. Sono puro boemo. Proprio i nazisti mi fanno schifo, i nazisti. Però che resti fra di noi. Io riconosco perché mi hanno arrestato. Io amo le persone come la mia vicina di paese. I nostri amici. Amo la mia patria. La patria mia dove, dove è la terra cara di io, dove vivo un salve genti cuori forti, cuori ardenti che non te. Cioè questo tema anche della solidarietà che passa a volte, no? Perché anche Schweik agisce per solidarietà. Però è anche vero che tutto è organizzato in una finzione che è quella. Quindi c'è sempre questa duplicità, no? È vero che c'è la solidarietà tra boemi, è vero che c'è il rilassamento, però è anche vero... Che è funzionale al furto. Che è funzionale a un crimine, è funzionale al furto, sì. Ed è anche vero che è Schweik che ha organizzato... Sì, 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 è sempre dire, duplice. Tutto, sempre è sempre lui, no? Sì. Quindi c'è sempre questo rovescio della medaglia, direi. Sì. Io ho recuperato qualcosa con la parlantina. Sì, sì. Qualcosina, perché sono bravo come te.
Vabbè, ci mancherebbe altro. Scusa, mi stai strangolando il cane. Lo so. Sì, vabbè. Infatti stava morendo. Lo molo. Dai. Il personaggio di Zweig è assolutamente pieno di ombre nerissime. Nel senso che, cioè, Brecht non ne fa assolutamente un eroe positivo. Non è chiaramente un antieroe. È anche negativo, ma già quello di Hašek. Per esempio, il rapporto è molto con i cani, ad esempio, no? Lui smercia cani, però non ha nessuna empatia col cane. Il cane li tortura. Non ama i cani, dice Brecht in un passaggio. In realtà non ama affatto i cani perché li vende, no? E va aggiunta una cosa, non li vende soltanto, ma arriverà addirittura a rapirli per ottenere del denaro, no? Arriverà addirittura ad ucciderli, ad uccidere un cane. Però dice, i cani non possono tingersi i capelli da soli, come fanno le signore. Per cui della cosa deve sempre occuparsi colui che li vuole vendere. Se un cane è così vecchio da essere diventato ormai tutto grigio, e lei invece lo vuole vendere come fosse un cucciolotto di un anno, o peggio ancora, se il vegliardo lei lo vuole spacciare per un cagnolino di 9 mesi, basta comprare dell'argento fulminante, lo diluisce. Che velenosissimo. E il cane se lo pittura tutto quanto di nero, che poi quello vi sembrerà come nuovo. E per fargli riacquistare le forze, basta che lo imbottisce di arsenico, come si fa coi cavalli, e gli pulisce i denti con la carta smeriglia che si usa per pulire i coltelli arrugginiti. E prima di portarlo a vendere da qualche acquirente, gli versa giù in gola dello Slivovitz per farlo sbronzare un po', così le diventa subito arzillo, allegrotto, abbaia gioiosamente, si mette a fare amicizia con tutti come un consigliere comunale ubriaco. Questo è Hašek. Cioè, voglio dire, non è un buono. E poi soprattutto Zweig è molto ego riferito, cioè pensa a se stesso. E lui non fa nulla per gli altri, è assolutamente egoriferito, è potenzialmente un malato mentale anche lui, certo che lo è. Tutte le persone egoriferite sono dei malati mentali, ma oggi sono la maggioranza del popolo, gli egoriferiti, insomma, cioè gravi. Nel contempo non può essere definito strettamente un opportunista, perché l'opportunista ha un'intenzione dietro. Vuole fregare il prossimo, approfitta di ogni occasione per trarne vantaggio. Questo nel matto non è detto, magari in una certa situazione può sembrare che sia esattamente così, perché va così, e in altre circostanze fa qualcosa che invece è completamente contrario al proprio interesse personale. È questo che spaventa il sistema, diciamo, questa inafferrabilità della follia. Io credo che questo punto dei due aspetti, delle due facce, sia molto importante per caratterizzare lo Zweig, perché c'è sempre l'altra faccia. Fai una bella foto a mezzo busto alle signorine. Certo. Com'è la foto a mezzo busto? Cosa ti rifà la lingua così? Alla Fantozzi. Un canale fognario! Ah, bella questa, bella, bella. Bella questa, bella. Ma perché non fa una fotografia alle due signorine a mezzo busto? Ma perché non fa una fotografia delle signorine a mezzo busto? Scusate, ma si dice così in termine tecnico, a mezzo busto. Signorine, vengano al calice sabato sera in via Us numero 6. Ma sì, ma sorridi un po'. Ma vengano qualche sera, offro io una birra. Che siete state così carine. Signorine. Sorridi. Ma perché non sorridi, Marpione. Signorine. Perché non si alza in piedi? Vengano al calice. Sì, così. Ma no, non devi andare avanti così, che sembri un vecchio di 90 anni. Cioè, Nosferatu. Nosferatu. Cioè, va bene che Nosferatu. Nosferatu, sì. Signorine. Chi è sta roba? Vengano al calice. Signorine. Signorine. Vengano al calice il sabato sera. Scusa George, mi devi spiegare perché parli. Lo salate via. Perché sussurri che loro sono andati a 20 metri? Signorine, vengano il sabato sera al calice. E loro potrebbero venire il sabato sera al calice in via Us numero 7. Signorine, potreste venire il sabato sera al calice al numero 7? Mi fareste tanto, tanto piacere. Signorine, no, vengano così sabato sera al calice al numero 7 in via Us. Ci sono anch'io. Ci sono anch'io. Ci sarai anch'io.
Fully, adesso ti devi concentrare, è arrivato il tuo momento. Sono anni che aspettiamo questo momento, voglio regalarti, voglio immortalarti per sempre, cioè 15 anni. Potrebbe essere l'ultima cosa che fai. Bravo. Il cane è alla fontana. Oh, che bel panorama. Andrebbe bene come sfondo per un fotografo. Come sfondo? Certo, certo. Un fotografo saprebbe farne qualcosa di bello. Io sono fotografo. Ma dai! Abbiamo dipinto la Moldava su un paravento nello studio dove lavoro. Per le SS che ci si mettono davanti per fare le fotografie. Ma non è la Moldava. È un canale fognario. Ah, bella questa. Perché non fate anche una fotografia alle signorine a mezzo busto, eh? Scusate, signorine, si chiamano così? Certo che potrei. Sarebbe bello, ma non davanti alla fognatura, vero? Quello no. No. Sentite, signorine, la conoscete quella canzone che cantano adesso in Moravia? Giace Enrico con la nuova sposa? Ma le è entrato qualcosa nell'occhio? No, non si strofini, che si fa un'infezione. Signorina, potrebbe darle un'occhiata? Mi tiene un momentino il cane. Sì, volentieri. Mi scusi, signora, adesso io ho fretta. Mi piacerebbe sentire la canzone, ma devo andare. Non riesco ad aprirlo, Ma qui... Ma che fretta quel signore. Io non vedo niente. Infatti... Sto già meglio. Come facciamo con la canzone a proposito? Gliela cantiamo? Sì, grazie, sì. Giace Enrico con la nuova sposa, una ricca giovane del re, ma il rimorso non lo fa dormire, come serpe gli tortura il cuor. Mezzanotte fuor dalle tendine, una fredda bianca mano par, è la prima sposa Guglielmina, tutta avvolta in candido sudar. Su non piangere che questo mondo è già pieno di infelicità, e ti leghi un amor profondo ad Elisa per l'eternità. Che meraviglia! Come l'avete cantata bene! Sì, ma ora ce ne dobbiamo andare. Oh, Gesù Maria! Il cane! Dov'è il cane? Madonna mia! Il cane non c'è più, non mi era mai scappato. Alla polizia! Andiamo all'ufficio oggetti smarriti! Signorine, vengano sabato sera all'Osteria Al Calice, in via Us numero 7. Arrivederci. È interessante perché la canzone è una canzone, non è popolare in realtà, perché è una canzone del Settecento che ha un autore, no? Però poi è entrata proprio nel folklore, è diventata una canzone popolare ed era una canzone molto popolare in Moravia negli anni 40. Quindi diventava anche qualcosa di identitario, appunto un po' come l'inno. Cioè era una canzone che cantava il popolo, cioè non era una canzone... Imposta dal regime. Capito? Non è la marcetta di Horst Wessel, cioè la marcia nazista. Dell'inno nazista che obbligavano a cantare perché no. No, questa era invece una canzone popolare, quindi... Perché l'inno non lo potevano più cantare, il loro inno patriottico. Quello che cantate voi. I nazisti gli avevano proibito di cantare l'inno patriottico della Cecoslovacchia. E quindi... Non gli rimaneva che cantare le loro canzoncine popolari.
il bello, secondo me, di questa in particolare, di questa canzone, è che qui c'è proprio tutta raccolta la sua idea della tradizione. Non ci si deve staccare dalla tradizione. Brecht è sicuramente un antitradizionalista, un rivoluzionario, ma non ha mai pensato che per cambiare bisogna distruggere la tradizione. Bisogna inserirsi nella tradizione e cambiarla, per il semplice fatto che così hai molta più presa sulle coscienze. Se tu invece rompi con la tradizione, è per questo che poi lui rompe con l'espressionismo, se tu rompi con la tradizione ti restano solo i tuoi seguaci e basta, la massa non ti segue. Se tu invece ti inserisci nella tradizione e provi a cambiarla, ed ecco tutti i suoi rifacimenti, le sue riedizioni, hai più chance di restare impresso e vivo e ovviamente ascoltato. La canzone originale è lunghissima, sì, sarà esterminata. Voi ne cantate 4 strofe, ma l'originale, le versioni che giravano ne avevano 11, 10, 8, 9 strofe. Ed è lugubre, è terribile, perché parla di questa moglie Guglielmina che arriva con la mano fredda, ghiacciata, a dirgli che è un fedifrago, colpevole. Che l'ha uccisa lui. L'ha uccisa lui con la sua mancanza di rispetto, la sua infedeltà, che deve morire. E lui si uccide alla fine della canzone per il rimorso, invece che stare sposato con questa nuova ragazzina che si è preso, insomma, la giovane ereditiera del reno. Cioè, Brecht cosa fa? Toglie tutte quelle strofe lì. Non è che cambia niente, cioè sono originali, però taglia le strofe in cui la vecchia moglie gli fa la predica. E invece, tagliando quelle strofe, diventa una benedizione della vecchia moglie, benedice il nuovo gli dice, matrimonio. Senti, già la vita è piena di tristezze, di infelicità, ma goditi la vita. Io sono morta, mi do pace, tu che sei rimasto goditela, non ti preoccupare. Quel tabù borghese completamente infranto, no? Non solo con il colpo di teatro, dicevo prima, ma con il colpo di teatro la sincope finale che diventa il ribaltamento della tradizione, di ciò che ci si aspetta. Altrimenti ci si limita alla canzone, il capito popolare, in cui appunto c'è lo stereotipo del tradimento, della moglie tradita, vendicativa, che alla fine tutti si aspettano che punisca, e invece io ti do il colpo di scena finale, e in questo modo ribalto il tabù borghese anche attraverso la canzone, no? Proprio non solo ti do il colpo di scena, non è solo una questione artistica, è proprio una questione didascalica. Quello che tu ti aspetti, perché fa parte della tradizione, io lo distruggo e ti do tutta un'altra uscita. Questa, secondo me, è la vera, come dire, la vera idea di ampliare la conoscenza in una struttura nota. Dare l'ignoto, cioè dare qualche cosa di diverso. Non sarebbe contento di essere diventato un classico, secondo me. Va abbastanza bene già, no? Quello che si può aumentare è che proprio dovrebbe, la canzone di Enrico, dovrebbe essere molto gioiosa, proprio esageratamente gioiosa, capito? Vi dovreste divertire molto, sorridere, dargli vigore, capito?